sono notizie e notizie, poi ci sono delle notizie che fanno epoca. Questa è quella di oggi, quello che vi raccontiamo oggi. Oggi parliamo di una denuncia querela di cui siamo venuti a conoscenza pochissimo tempo fa, una denuncia querela dell'avvocato Ciro Tammaro a carico di un personaggio di cui si parla nelle cronache addirittura internazionali. La denuncia querela è a carico di Roberto Saviano, lo scrittore che è diventato famoso con Gomorra. Avvocato, questa innanzitutto la ringraziamo. Grazie a voi. Io ritengo che questa sia davvero un'esclusiva e da giornalista la ringrazio di questo. Lei ha depositato questa denuncia querela a Napoli? Sì. Dai carabinieri. Circa 2 mesi fa, mi pare. All'incirca. Allora, lei denuncia e querela Roberto Saviano per... Per diffamazione e per concorso in associazione a delinquere di stampo camorristico. Allora, cominciamo dalla diffamazione. Naturalmente io credo che molti abbiano letto Gomorra, perché se è avvenuto 10 milioni di copie, voglio dire, ci saranno anche tanti italiani, tanti napoletani, tanti casertani, tanti campani che lo hanno letto. Lei lo ha letto, io naturalmente l'ho letto e quindi possiamo parlare in maniera... spedita e scorrevole, senza soffermarci troppo a dire in quella pagina si dice questo, tutti quanti sappiamo di che cosa parliamo. La diffamazione, quando, dove, come comincia? Allora, buonasera a tutti. Il problema che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo redatto questa querela è stato di individuare in che cosa Saviano abbia potuto diffamare Napoli, la Campania e i napoletani. Cioè, sono i napoletani, cioè diciamo se i napoletani si sentono diffamati, soprattutto i napoletani, e lei come napoletano, è così? Certamente, perché Saviano ha compiuto un'operazione, io ho definito in altre interviste, in altre occasioni, ho definito Roberto Saviano un mistificatore e un opportunista, e confermo questa Successivamente lui ha definito Gomorra come un romanzo, lo ha definito successivamente un romanzo. In un primo momento lui ha fatto di tutto nella stesura del libro per creare confusione circa la natura letteraria del libro. Vale a dire, la domanda che è rimasta in qualche modo avvolta nell'ombra è questa: Gomorra è un saggio di cronaca o un'opera di fantasia o un romanzo? Lui fa di tutto per mantenere il limite tra fantasia e tra realtà storica, per mantenerlo in qualche modo confuso. E anzi, cerca di fare di tutto per dimostrare che si tratta di un saggio di cronaca, cioè dove lui tutto quello che racconta è verità. Noi vediamo per esempio... Io ho sentito parlare di una definizione che lui ama dare a chi lo contesta del libro... È una no fiction. Definizione. Che poi non ho capito cosa significa. Che vuol dire tutto e vuol dire niente in realtà. Cioè l'ha coniata lui questa definizione. Per esempio, se noi vediamo i romanzi più famosi, no? Dan Brown, tanto per fare un esempio, noi troviamo all'inizio, nella terza, nella quarta di copertina, troviamo una precisazione dove l'autore dice i personaggi, gli eventi, le storie sono frutto di fantasia. Cioè, Saviano così si fa. Se Saviano avesse fatto questa piccola operazione avrebbe venduto molte copie in meno. Certo. Volevo aggiungere una cosa che per la verità avrei dovuto dire subito. Lei appartiene ad un centro studi che peraltro lei rappresenta in queste veste. Sono il rappresentante legale. Il centro studi Francisco Suarez, che è un'associazione di volontariato per la tutela della famiglia e dei minori operante sul territorio delle province di Napoli e Caserta, nell'ambito delle iniziative promosse con il patrocinio morale della Compagnia di Gesù. Sì. Quindi lei, nel momento in cui ha deciso di denunciare, di querelare lo scrittore, lo fa anche nelle sue vesti assolutamente, di... Assolutamente.
questo volevo sapere. Come ente, come... Certo, va bene. E quindi non solo c'è questa confusione che lascia, induce il lettore del libro in uno stato di non chiarezza, perché non sanno effettivamente quanto sia realtà e quanto sia fantasia quello che lui racconta, però lascia intendere che sia la maggior parte sia realtà. E poi perché non abbiamo, diciamo, delle fonti, lui non cita mai le fonti in maniera specifica, certo, di quello che lui scrive, se non dei riferimenti generici a questo decreto del Tribunale di Napoli, quel fascicolo della Procura, non date, naturalmente non mette in condizioni di legge di poter sapere bene da dove deriva quell'informazione. Anche perché nelle pagine del libro lui parla in prima persona, perché parla di se stesso come di un giovane cronista che in sella ad una vespa si aggira in quartieri malfamati, frequenta persone più o meno discutibili, giovani che spacciano, insomma, addirittura si trova al centro di piazze di spaccio anche pericolose, anzi soprattutto pericolose, al cui interno è abbastanza difficile entrare e soprattutto è difficilissimo, se non impossibile, soggiornare. Ecco, anche perché ad una lettura approfondita del testo, delle pagine, dei capitoli che si susseguono, è quasi automatico chiedersi: ma in quale processo Roberto Saviano è stato chiamato a comparire? In quale processo Roberto Saviano è stato testimone, è stato a persona a conoscenza dei fatti e delle cose? In quale processo è stato fondamentale, così come il ruolo che egli pare voglia ricoprire agli occhi del lettore è stato, cioè un ruolo fondamentale in episodi di cronaca violenti? Perché cioè ne vogliamo... Facciamo una cosa, avvocato, se lei è d'accordo. Cominciamo da quello che io considero una pagina eclatante, forse perché è una delle prime pagine, se non la prima, e penso che sia emblematico. Mi dica come si fa a sostenere una tesi che parla di un container che si apre non a Shanghai, ma nel porto di Napoli, quindi a quattro passi da lei, da me e da tutti quelli che per primi hanno letto Gomorra e si sono riconosciuti come abitanti del luogo, come indigeni. Ma come si fa anche a pensare per un solo momento che si possa aprire un container che viene sollevato e possano cascare dei cadaveri congelati e vedere questi crani che si fracassano al suolo e non chiedersi se per caso qualcuno non ci sta prendendo in giro? Certo. Al di là di questa narrazione, io credo che la cosa più grave sia il fatto che appunto Saviano, se fosse stato a conoscenza di questo avvenimento, avrebbe dovuto denunciarlo. Immediatamente. Non solo lui dice di essere testimone oculare, ma tira in ballo altri testimoni che lo portano nei luoghi in cui lui assiste a questi delitti, ma non in una sola occasione, in tante occasioni. E questo è il primo caso, appunto, dei container da cui cadono questi cadaveri che in qualche modo sarebbero oggetto di questo traffico, no? Tra Italia e Cina, perché i cinesi poi vorrebbero essere sepolti in Cina, e quindi ci sarebbe questo traffico perverso. Un'altra ipotesi è quando lui è testimone di una prova che viene fatta da uno spacciatore, no, sui visitors. I visitors sarebbero queste cavie umane, questi episodi allucinanti dove lui assiste a una prova fatta di questo stupefacente che gli viene iniettato nel braccio di questo tossico e cade per terra davanti ai suoi occhi come morto stecchito. Sì, ma anche quello che dice dopo, quello che fa la ragazzi, una cosa proprio, ma voglio dire, se non fosse così drammatico e se non fosse soprattutto stupefacente l'indugiare dello scrittore su certe situazioni, se non fosse preoccupante una cosa del genere, ci sarebbe addirittura da ridere, solo che uno non riesce a ridere
perché è talmente contorta, drammaticamente contorta, tutto quello che si racconta. Grottesco. Secondo me abbiamo superato anche il grottesco. Assolutamente. E poi c'è. Io volevo ritornare un attimo sul porto. Sì. Per la massima sfortuna dello scrittore, c'è stata una persona che lavora al porto. Una persona che lavora al porto e che ha scritto niente di meno che 3 libri. Possiamo anche fare nome e cognome, non penso che si risenta. Ciro Perna, che ha scritto ben 3 libri, in cui analizza punto per punto, riga per riga, capitolo per capitolo, frase per frase, paragrafo per paragrafo, tutto quello che dichiara nel libro Roberto Saviano. Ora, io non dico che Ciro Perna avrebbe potuto, dovuto vendere 10 milioni di copie in 3 giorni, però ho assistito a questo automatico oscurantismo, no? Che c'è progressivo su tutto quello che ha scritto Ciro Perna. E volutamente ignorare quello che scrive un contestatore sano, che cos'è, peggio dell'ostraco, è anche peggio dell'assassino, o no? In fondo, secondo me, rende Roberto Saviano uno strumento del sistema, del potere. Quello che lui dice di voler combattere, ergendosi appunto a profeta, a eroe, poi i fatti smentiscono. Lei ha considerato, immagino, anche il danno, al di là della diffamazione, il danno che la visualizzazione di certe cose, che poi ovviamente sono state messe anche in fiction, ma la lettura di certe situazioni può generare negativamente nei giovani? Assolutamente sì. Nei bambini? Assolutamente sì. Noi abbiamo un danno ai giovani dal punto di vista educativo, dal punto di vista didattico, perché naturalmente questi, tra virgolette, modelli così deteriori che emergono da Gomorra danno ai giovani l'idea che quello che conta nella vita è il denaro, quello che conta è il male per il male, quello che conta è il potere. E non solo non rispecchiano quella che è la realtà di Napoli, perché Napoli non è questo, e anche se ci fosse questo sarebbe l'1% della realtà, mentre invece Saviano dà l'idea che Napoli sia questo. Solo questo. Sia questo. E poi dal punto di vista, come dicevo, educativo, veramente offrono un messaggio estremamente negativo per i ragazzi e i giovani. Lei non ha avuto alcun riscontro fino a questo momento? Fino adesso no. E il secondo punto, cioè l'associazione a delinquere, sta un po'... L'associazione a delinquere deriva da questa domanda: se quello che racconta Saviano è fantasia, lui è un diffamatore, perché automaticamente lui offende, lede gratuitamente l'immagine di Napoli raccontando un mucchio di frottole. Ma se quello che, delle due l'una, se quello che lui invece racconta è vero, e quindi quello che lui fa è cronaca, e quindi i testimoni oculari sono veri, lui ha visto effettivamente compiere dei reati con i propri occhi e non ha denunciato, automaticamente diventa un complice, e quindi lo abbiamo denunciato per concorso in associazione a delinquere di stampo calorese. Semplificando molto, il concetto è questo. Lei naturalmente, quando ha deciso di intraprendere questo percorso, che è tutt'altro che facile, tutt'altro che spianato, ma lo vedo irto di difficoltà, ha fatto un pronostico a se stesso? Un vero e proprio pronostico no, ma temo. Cosa si aspetta? Dei timori ce le ho. Io mi aspetto, spero che i magistrati che si stanno occupando di questa, delle indagini preliminari relativamente a questa querela leggano con attenzione tutto. Però mi rendo anche conto che Saviano è diventato, insomma,
un simbolo vuoto, naturalmente, però ha sicuramente il suo riscontro a livello internazionale. Quindi il mio timore è che il sistema mediatico e il potere naturalmente costituito possa mettere tutto a tacere pur di tutelare questa immagine ridicola di Roberto Saviano, profeta del nulla in realtà. Lei sa anche naturalmente che ci sono stati dei giornalisti esperti soprattutto del ramo, quindi esperti di giudiziaria, sono stati dei giornalisti che hanno espresso un giudizio piuttosto pesante sin dall'inizio e che sono stati querelati. Certo. Sa, vero? Certo. Ma sa anche che hanno vinto la causa, vero? Sì, so che... Però non è stata data amplificazione a questa vittoria, no, naturalmente. Perché, questo appunto, è il sistema, no? Questo è il sistema mediatico che tutela l'immagine di Roberto Saviano, anche perché non dobbiamo dimenticare un dato molto importante. Saviano è business. Saviano fa vendere, Saviano porta denaro alle case editrici, porta denaro al mondo della fiction, porta denaro al mondo politico al momento opportuno, può essere strumentalizzato dal sistema politico, imprenditoriale, quindi inevitabilmente non fa comodo a nessuno che si apra una voragine sull'immagine di Saviano. Ma tra l'altro lui viene smentito anche persino dal padre, perché questo... Nel libro Roberto Saviano non ti credo di Ciro Penna viene tranquillamente detto, vengono riportate delle dichiarazioni del padre che è il caso di dire li potevate mettere d'accordo prima, insomma, così non dicevate sciocchezze. Certo. Cioè lui che parla di Napoli, lui a parte il fatto che è un ragazzo, sicuramente non è un ragazzo cresciuto nella strada, perché è un ragazzo cresciuto bene, vissuto bene, è medio borghesia, quindi un nonno generale, mi pare che sia un militare. Il padre medico, quindi voglio dire lui dappertutto è cresciuto tranne che nella strada, quindi questa vespetta sarà anche vero che lui ci andava sopra, andava in giro, ma sicuramente non credo che frequentasse le piazze di spaccio, non penso proprio che le frequentasse. Tra l'altro, da notizie che si sono apprese poi in giro dalle varie interviste, perché le varie interviste che gravitano attorno ad un personaggio, c'è sempre il giornalista che va alla ricerca della sua maestra elementare, del suo vecchio professore, di suo zio, di sua nonna, del suo compagno delle elementari, dello stesso papà, ne parlano come di un ragazzino tutt'altro che intraprendente, ma anzi un ragazzo piuttosto introverso, e sembra strano che quel ragazzino così introverso allora poi si riveli così, come posso dire, sfacciatamente spocchioso oggi, è così? Non solo, desta sorpresa il fatto che si sia rivelato una specie di serpico, insomma, durante queste indagini che lui fa da solo, e poi così spocchioso oggi. Sì, ma se lui ha fatto queste indagini doveva a quel punto avere un filo conduttore, cioè avere un riferimento all'interno delle istituzioni, dei carabinieri, della polizia, perlomeno nella dimensione investigativa alla quale puoi andare a riferire, cosa che non pare che mi sembra che... Cioè lui diciamo che dice delle cose ma non dà conto poi di queste cose. Io ci sono delle... Se lei mi consente di... Sì, prego, 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 passo, prego, io potrò facilmente... Lui definisce alla fine... La Campania, testualmente dice nel libro, a pagina 95, la Campania è il territorio con più morti ammazzati d'Italia, tra i primi posti al mondo. Questo vuol dire che Saviano non è stato in Afghanistan, vuol dire che Saviano non è stato in Burkina Faso, non è stato in Ruanda, non è stato in Burundi, se arriva a dire una cavolata del genere. Non è stato da nessuna parte. Non è stato da nessuna parte. Corleone in confronto a Casal di Principe è una città progettata da Walt Disney. Tutto pur di diffamare i luoghi in cui sostiene di essere nato. Dove sostiene di essere nato. Terra dei fuochi. Nessun'altra terra nel mondo occidentale ha avuto un carico maggiore di rifiuti tossici e non tossici sversati illegalmente. Allora, queste affermazioni gravissime non sono supportate da prove, perché se quello che dice è vero,
tu devi portare le prove alla magistratura e i colpevoli delle cose che tu dici devono essere arrestati, cosa che naturalmente lui non fa. Allora, vede, lei ha fatto un passaggio molto importante, quello sulla Terra dei Fuochi, che apre naturalmente uno squarcio su un'altra cosa maledetta. Anche io parto dal presupposto, lo dico sempre, che anche la nomenclatura Terra dei Fuochi è una nomenclatura che ha distrutto questa terra. Cioè, una nomenclatura che nasce dalla fantasia di qualcuno che vuole fare notizia e che non ha una grande aderenza con i fatti. Io mi interesso di Monnezza da oltre 20 anni e neanche io che ci ho razzolato dentro per avere notizie mi consentirei mai il lusso di dire una cosa del genere. Forse io di Monnezza ne so qualcosa di più e viene anche per sapermi dire dove è stato sversato un grammo di rifiuto tossico. Questa terra purtroppo non è l'unica terra dove sono stati sversati i rifiuti tossici, e anche lo sversamento in questa terra, se vogliamo essere onesti, è localizzato in certi posti. Carmine Schiavone, che io ho conosciuto personalmente, tutto sommato non può essere considerata una Bibbia, anche se le sue dichiarazioni hanno assicurato alla giustizia una serie di criminali, però molte volte si è contraddetto. E tra l'altro Carmine Schiavone, e lo dico e lo voglio dire per l'ennesima volta, di tutto sarà colpevole tranne che dell'interramento dei rifiuti tossici, forse perché non ne ha avuto neanche il tempo, perché si è pentito nel 1992 e sappiamo perfettamente che il grande sversamento tossico è avvenuto dopo. Quindi le cose bisognerebbe conoscerle prima di fare certe affermazioni, perché certe affermazioni fanno male soprattutto alla terra che sosteniamo di voler difendere e che invece continuiamo a massacrare. Non è così, avvocato? È esattamente così, perché queste affermazioni che ledono l'immagine di Napoli, ledono l'immagine dei comuni a nord di Napoli, creano poi una spirale perversa dove i problemi che ci sono, e ovviamente sono problemi antichi, esistono effettivamente, diventano sempre più gravi, perché si crea una spirale poi di peggioramento, perché non ci sono investimenti, perché gli investitori, se sanno che quella zona è una zona maledetta, perché persone come Saviano la dipingono come appunto come un'apocalisse, come un incubo senza fine, come un inferno senza possibilità di salvezza, è chiaro che non investono, non investendo non si crea lavoro, non si crea occupazione e si crea una spirale di peggioramento sempre più serio. E questi sono i veri problemi, partendo da una, come dire, da un'opera che è assolutamente, gratuitamente diffamatoria. Lei pensa che farà una controquerela a lei e una querela a me? Io me lo auguro. Pure io. Io in diverse occasioni ho gettato il guanto della sfida, tra virgolette, a Roberto Saviano, ma non mi ha mai, mi ha sempre ignorato, insomma, con quel suo atteggiamento molto così sprezzante, no? Io me lo auguro. Io ho avuto modo di interloquire in tutti questi anni solamente con una persona che ha mostrato grande intelligenza, grande serenità di giudizio e grande comprensione anche per le mie contestazioni. Non ho alcuna difficoltà a dire chi sia, ed è Bruno Manfellotto, quando era direttore dell'Espresso. Penso che sia una persona, oltre che intelligente, un ottimo giornalista, equilibrato. Quando era direttore dell'Espresso, e naturalmente Saviano, firma dell'Espresso, firma dappertutto questo uomo, e naturalmente faceva le sue dichiarazioni. Ci sono stati momenti in cui Saviano si è concedito il lusso di chiamarci tutti i camorristi e tutti i giornalisti della campagna. Non camorristi, siccome io sono una giornalista della campagna, voglio dire, non è che mi senta particolarmente toccata dal fatto che Saviano dice questo, che non passa manco per anticamera del cervello, però naturalmente mi rendo anche conto che poi tanti lussi non se li può consentire. E allora ogni tanto scrivevo le mie dimostranze anche piuttosto acide, e io devo dire, qualsiasi altro, perché mi è capitato al suo posto che facesse parte della schiera dei fans
più o meno autentici di Saviano, avrebbe risposto in maniera acida, come spesso succede, guai, chi tocca i fili muore, cioè voglio dire, ti metti contro la Chiesa. E invece no, Bruno Manfellotto è sempre stato assolutamente un signore, assolutamente equilibrato, così equilibrato che non sembrava neanche un giornalista di sinistra, devo dire la verità. E io di questo lo voglio dire perché mi sembra anche giusto riconoscergli questa classe, una classe che per la verità, avvocato, si trova molto poco in giro. Io mi auguro che ci sia una reazione, perché quello che io posso fare è amplificare quanto più possibile questa intervista attraverso tutti i nostri mezzi, attraverso la nostra pagina su Facebook, su YouTube, ovunque, in televisione, perché mi auguro che ci sia una reazione, anche la solita reazione violenta che si ha quando noi non la pensiamo tutti allo stesso modo. C'è qualche altro punto particolare oltre a questo che vogliamo sottolineare? No, se non il fatto che io credo che una buona parte del successo attuale di Saviano sia dovuto anche a protezioni a livello internazionale che lui ha e che lo rendono in qualche modo forte. Ecco, noi potentati economici? Potentati economici, multinazionali. Lui ultimamente in più occasioni ha dichiarato il suo essere ebreo, di sangue ebreo. La madre, se è perdita la madre. Quindi inevitabilmente anche questo genere di protezioni che lo rendono molto, molto sicuramente molto forte. E naturalmente per la cognizione di causa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi dobbiamo anche, però vede, intanto se questo fosse vero, come ci sono molte probabilità che lo sia, diventa ancora più pericoloso questa dimensione. Pericoloso, però io l'ho messo in conto. Lo dico, diventa ancora più pericolosa, dico, per tutti questa dimensione, a parte quello che ma che cosa fanno, voglio dire, insomma, parliamoci chiaro, se ogni volta che noi parliamo di qualcosa o contestiamo qualcosa che fa parte del sistema dobbiamo cominciare a preoccuparci di che cosa può succedere, in che maniera si vendicherà, che cosa mi succederà, veramente a questo punto non vale neanche più la pena di respirare. Questa è la tentazione che possiamo avere, quella di rimanere inerti di fronte a uno sfacelo che ormai è sotto gli occhi di tutti. Ma lei comunque ormai ha deciso di non essere inerte, avvocato, ormai è cominciato, deve andare per forza avanti. Assolutamente. Però cosa succede se archiviano? Il sistema difende se stesso, e quindi. Però io le chiedo una cosa, glielo chiedo perché lei fa l'avvocato e io no. Quando si decide di archiviare qualcosa, ci devono essere delle basi solide, no? Per l'archiviazione. In questo caso, che cosa ci sarebbe a sostegno dell'archiviazione? Si potrebbe sostenere che dallo spirito del testo di Gomorra emerga in maniera molto chiara che è un romanzo, anche se lui per esempio non lo ha detto esplicitamente, e quindi i lettori sono sufficientemente tutelati. Questo magistrato discutibilissima come argomentazione, come giustificazione, ma potrebbe essere l'unica, però l'unica, solo questa. Sì. Tra l'altro lui ha invocato in più di un'occasione la licenza giornalistica. La licenza giornalistica per me, quando sono stata querelata, non valeva. La licenza giornalistica è, insomma, lei mi insegna, quel diritto che ti consente di romanzare la verità storica, ma non può mai andare. Ma se io chiamo assassino uno e lui mi querela, sì, Io sono tutelata dalla licenza giornalistica perché ho voluto romanzare il suo personaggio, avvocato? In quel caso no, perché? Naturalmente, a meno che non si dimostri che la persona è assassina, cioè la dice, ma c'è di più. Lui all'epoca in cui ha scritto Gomorra non era giornalista, quindi non può neanche invocare la licenza giornalistica, ma lui dice che certi
sfizi a livello di linguaggio, a livello di metafore, a livello di, anche di iperboli che usa nel, se le è consentite, perché per licenza giornalistica. Come si dice, io mi sono presa le meglio querele per le mie licenze giornalistiche. Quindi, non è invocabile questa. Non è invocabile. Quindi, voglio dire, ci sarebbe anche una buona percentuale di possibilità che la cosa vada avanti. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e io me lo auguro. E allora noi ci diamo appuntamento qua. Come no? Appena avremo. Vediamo un attimo i tempi. Adesso lei l'ha presentato un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Sì. I tempi tecnici quali sono? Per poter sapere qualcosa. Io penso che già a fine settembre già potremmo avere delle notizie. Degli spiragli. Sì, degli spiragli. Eventuali. Indagini preliminari permettendo. E allora noi ci diamo appuntamento qua. Volentieri. Va bene? Volentieri. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Grazie davvero.